cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuela Giove, questo è il mio canale. Benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi, come vedete, aleggia accanto a me un'aria colorata, molto colorata, perché l'avrete detto già dal titolo, ma vi spiegherò tutto tra poco. Prima però chiamiamo lei la seconda star del programma. 3, 2, 1, sigla! La piccola Eleonora oggi compie 5 anni e per questa occasione mi ha richiesto una torta molto particolare con un tema, come dire, fiabesco. A chi non piacciono gli unicorni? Questa magia di questo, come dire, di questa rappresentazione favolosa che davvero ci riporta un pochettino a quando eravamo bambini, e mi sono davvero tanto divertita a proprio realizzare questa torta. Una torta molto colorata, molto particolare, di un'esecuzione facile se seguirete qualcuno dei miei, anzi tutti, non qualcuno, dei miei consigli. Quindi vi lascio al procedimento e ai pochissimi ingredienti che vi occorrono per preparare la mia torta unicorno. Vi mostro adesso quello che sto preparando per la realizzazione appunto della mia torta unicorno. Andiamo a realizzare un unicorno con tanta pazienza, perché l'unicorno sapete benissimo che è pieno di colori, ma bisogna fare la criniera e la coda, e quindi con tanta pazienza realizziamo il nostro unicorno che poi andrà sul topper della torta. Ci vediamo tra poco. Bene, queste sono le mie decorazioni che ho realizzato appunto in pasta di zucchero. Avete visto il procedimento dell'unicorno, ho anche voluto fare un arcobaleno con delle nuvole, poi vi farò vedere come andremo a posizionarlo sulla torta. Torta che ho realizzato con le dosi del pan di Spagna, che come sempre trovate in tutti i miei video, l'ho stuccata con una ganache al cioccolato, adesso la ripongo in frigo mentre stendo la mia pasta di zucchero. La pasta di zucchero che ho colorato appositamente d'azzurro, ma non ho insistito nella lavorazione per far integrare bene il colorante, perché proprio l'effetto è questo effetto cielo che volevo, quindi alternato un po' il bianco un po' l'azzurro. Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono le nostre decorazioni, la torta che voi potete pensare bene di farcire come meglio credete, la pasta di zucchero. Un consiglio: per quanto riguarda i colori pastello, tranne che non siano colori appunto che non di queste tonalità come il nero, che invece vi conviene acquistare, il sapore della pasta di zucchero fatta a casa ha tutto un'altra texture, è tutta un'altra cosa. Io l'ho realizzata, se gradite vi posso fare il video di come appunto realizzare la pasta di zucchero, e adesso non faccio altro che stenderla, ricoprire tutta quanta la torta, e poi vi farò vedere la mia idea di decorazione per la torta per la piccola Eleonora. Olio di gomito e tanta pazienza, stendiamo bene la nostra pasta di zucchero. Più sottile è, anche se come vi dicevo è molto più saporita quella fatta in casa, e non vedo l'ora di condividere la mia ricetta segreta della pasta di zucchero buonissima, perché è aromatizzata al miele, è davvero eccezionale. E adesso prendiamo la torta dal frigo e vado a stendere questo velo di pasta di zucchero color cielo. Bene, come vedete ho steso la pasta di zucchero e adesso non faccio altro che farla aderire bene. È un lavoro meticoloso, perché dobbiamo far uscire le bolle d'aria e comunque fare in modo che aderisca perfettamente alla torta. Quindi o vi aiutate con uno smoother, che io ho, ma mi trovo molto meglio con le mani, perché riesco a sentire bene l'aderenza della pasta di zucchero appunto quando si appiccica la torta. Poi la vado a rifinire e vi faccio vedere la mia idea di decorazione della torta unicorno. Non vedo l'ora! Bene, siccome avevo della pasta di zucchero che comunque mi è rimasta da ritagli quando sono andata a, come dire, coprire tutta quanta la nostra torta, ho pensato di realizzare un cordoncino della stessa struttura e colore della copertura. Questo mi permetterà di creare definizione al dolce ed avere anche un delizioso motivo decorativo. Quindi
Una volta fatto il cordoncino, andiamo semplicemente a posizionarlo lungo tutta quanta la circonferenza della nostra torta perfetta. Adesso andiamo a vedere come proseguire. Avete visto quindi? Semplicissima da fare, un po' di lavorazione per quanto riguarda la realizzazione dell'unicorno e di tutti i particolari. Mi sono davvero divertita tanto a realizzarli. Volete vedere il prodotto finale? Lo so che fremente perché proprio non vedete l'ora. E allora scendete giù, scendete giù. Ta-da! Guardate la meraviglia del risultato finale. Tanto colore, tanta allegria. L'unicorno è davvero fantastico su questo cielo impreziosito da questo arcobaleno. Ho voluto dare ancora più colore con questi fiorellini di zucchero. La trovo estremamente delicata, ma al contempo di un effetto davvero molto, 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 come dire, molto, molto colorato, molto, molto apprezzato, secondo me, anche dai bambini che vedranno questa torta. Di sfondo vedete anche delle piccole realizzazioni che richiamano appunto gli unicorni che ho pensato di regalare alla piccola Leonora, in modo tale che insomma si ricordi questo quinto compleanno anche con una calamitina appunto a tema unicorno. E a mio avviso è davvero spettacolare. Meraviglia, ragazzi, che meraviglia! Io già sogno, chissà cosa dirà Leonora quando vedrà questa meravigliosa torta, ve lo farò sapere. E quindi, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella, notare che voi siete mi sempre trovati che c'è un nuovo video, tanti pollici in su, mi raccomando, tanti pollici in su, tanti commentini. Come fare per non perdere nessuno di questi meravigliosi video delle mie realizzazioni di tante altre tantissime rubriche che popolano il mio canale YouTube? Nulla di più facile. Qui sotto di me c'è un tasto con la scritta iscriviti, in maniera totalmente gratuita, ragazzi, non si paga niente. Voi lo pigiate e da rosso lo fate diventare grigio. Stesso principio per attivare la campanella, in modo tale che sarete avvisati tutte le volte che uscirà un mio nuovo video con una notifica. Ci sentiamo sempre ormai su tutti i social, sapete che sono dappertutto: Facebook, Instagram, Twitter, la mia pagina Facebook che ormai trabocca dei vostri complimenti. Che dirvi, grazie, 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 ma il vostro canale comunicativo più gettonato è Instagram Stories, dove mi mandate sempre, anche sul direct, sempre le foto delle vostre creazioni che realizzate seguendo appunto i miei tutorial. Questo mi inorgoglisce davvero tantissimo. Vi ricordo di condividere il video, vi ricordo anche di mandare le vostre mail per un saluto, anche per la posta del cuore, qui all'indirizzo di posta elettronica che trovate appunto qui sopra impressione. Come sempre vi ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostrate e io a Eleonora farò leggere anche, non soltanto quindi come regalo, non soltanto insomma farò gli auguri, ma farò leggere qualcuna delle mie poesie del mio libro Isole che vedete qui. Non potete assolutamente, non potete non leggerlo, sta avendo tanto successo, è andato in preordine, sono contenta, 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 contenta. Succederanno tantissime altre cose, quindi come sempre vi ricordo che con Siamo in Cucina ogni creazione è divina. Vi aspetto venerdì prossimo con un video che è davvero pazzesco, pazzesco. Ciao!